ai signori Antonio e Roberto una provocazione, perché si parla sempre a diversi livelli. Vi vorrei far riflettere, se mi ascoltate gentilmente, Antonio e Roberto, di pensare al vostro bere e forse un giorno, se potreste partecipare a un corso di sensibilizzazione, potrete masticare meglio. Ma lo dico perché ogni volta, ma nella sana riflessione e nel confronto, perché noi queste valutazioni le facciamo tutti i giorni, nella sana riflessione e nel confronto, perché ogni volta che parlate di questo argomento, nella modalità che ce la proponete, siete sempre troppo distaccati. In generale dico questo, è la prima sensazione che ho provato nel mio corso di sensibilizzazione. Fatela un pochino più vostra, perché se è vero che il mare si va da tante gocce, voi potreste essere una goccia di quel mare. Grazie. Allora, ora affrontiamo l'argomento dei giovani e io sono stata la referente, Frediana, la nostra Fredi, sarà la moderatrice. Allora, questa sessione è un po', molto variegata, nel senso che abbiamo delle esperienze di persone che sono state giovani, ma riportano la loro esperienza, dell'essere state giovani nel club, di essere entrate in un club da giovani, un'esperienza di ragazzi di Porto Gruaro, un'altra esperienza dei ragazzi di Padova e poi la nostra esperienza di Frediana. Quindi, allora, al tavolo chiamo, spero di chiamare tutti. Allora, Katia, bravi. Qui sopra c'è Katia, è uscita un attimo, ok, Moreno di Porto Gruaro, Massimo, grazie, il gruppo di Padova che porterà l'esperienza dei non perditi in un bicchiere e poi Frediana l'abbiamo qui, grazie. Chiedo a loro chi vuole iniziare, per noi è uguale, un microfono c'è, dicono c'è un PowerPoint, allora si inizia da quello, ok, sì, vai pure. Buongiorno a tutti, io sono Barbara, sono un servitore insegnante dell'ACAT di Padova. E, prima qualcuno mi chiedeva, ma tu nella sessione dei giovani? Effettivamente vi rubo 2 minuti pur essendo assolutamente fuori dal target previsto, ma è solo per fare un po' una cornice di un progetto che abbiamo realizzato e dove una parte molto importante poi è stata portata avanti dai ragazzi. E, chi era ad Assisi mi ha già sentito raccontarvi un po' di questo progetto che si chiama Non perderti in un bicchiere. Se vogliamo mettere la prima. Sì. Ok, tuttavia ad Assisi c'era rimasto un po' un prurito, mi viene da dire, che era quello di non aver potuto portare i ragazzi che hanno fatto questa esperienza e quindi di non avervi fatto sentire la loro voce, che è la cosa più importante. E poi perché avevamo voglia di condividere con voi quell'esperienza, ma che non era appena iniziata, insomma, non era ancora a un punto importante dove si potevano già cogliere dei risultati e degli aspetti, per cui abbiamo deciso di riportarvelo qui oggi. E, il progetto, come vi dicevo, si chiama Non perderti in un bicchiere, è stato presentato da ACAT Padova in collaborazione con ACAT Il Sentiero, che è un'altra ACAT della zona di Padova, con l'Associazione Marocchina di Padova, con il Centro di Formazione Professionale ENAIP Veneto di Padova. Vedo che manca l'Associazione Rumena, è un errore che ci è sfuggito.
e, con il finanziamento del Centro Servizi per il Volontariato di Padova e patrocinato da Arcat Veneto. Questo progetto consisteva di tante azioni. Intanto c'era un momento, un'azione appunto che riguardava la sensibilizzazione appunto dei ragazzi del centro di formazione professionale ENAIP Veneto di Padova e di alcuni ragazzi del territorio e delle comunità straniere sul tema dell'alcol e dell'uso di sostanze e sugli stili di vita positivi, diciamo, e, attraverso un percorso di peer education. Dopodiché c'era un'azione sempre rivolta alla sensibilizzazione delle famiglie di questi ragazzi, degli insegnanti, qualora si trattasse appunto dei ragazzi della scuola, e attraverso delle SAT di terzo modulo. E abbiamo attivato un numero verde che abbiamo pubblicizzato in particolare nella scuola e nei luoghi frequentati dai ragazzi, perché è a loro che era principalmente rivolto, e con un po' il pensiero di pensare che un numero verde, quindi un numero telefonico, potesse dare la possibilità ai ragazzi di portarci delle loro richieste senza doversi interfacciare direttamente, quindi in un modo meno intrusivo rispetto ad uno sportello e quindi forse più difficile, no, da accedervi per dei ragazzi. E, dopodiché abbiamo indetto un concorso a premi che abbiamo chiamato Mi Ubriaco di Colori, che aveva sempre l'obiettivo di produrre naturalmente un concorso rivolto ai ragazzi, cioè i partecipanti erano ragazzi che dovevano produrre dei cartelloni con degli slogan, o uno anche l'altro, o tutte e due le cose, e che dovesse essere rivolto ai giovani, quindi che loro creassero appunto dei messaggi per i loro coetanei. E infine abbiamo pensato, e questo dobbiamo ancora farlo, ad un evento finale che consiste sia in una parte di workshop e di momento, diciamo, di scambio così di riflessione rispetto al progetto e rispetto ad altre esperienze che possono esserci nel territorio, sia a un momento di festa. E naturalmente ho indovinato i ragazzi dove non vedono l'ora di partecipare all'organizzazione, e dove appunto gli organizzatori sono i partecipanti al progetto stesso. Andiamo avanti. E in particolare oggi quindi siamo qui per parlarvi di un'azione specifica del progetto, che è quella che abbiamo fatto con i ragazzi del centro di formazione professionale ENAIP. Un bel giorno siamo andate, io, che bellissima questa foto, in quanto servitore insegnante della CAT Padova, che abbiamo promosso il progetto, con Chiara, che è seduta accanto a me e che stava svolgendo il servizio civile nella scuola, e con noi c'era anche Roberta, che ha finito sul servizio civile, quindi non è più immortalata. Abbiamo presentato ai ragazzi questo progetto. Buongiorno, sono Edward, ho 17 anni, vengo da Romania, frequento la scuola ENAIP, terzo anno di Padova, dove ho iniziato a fare questo progetto che mi piace tanto. Ecco, buongiorno, questo sono io, Aubila Idenbark, faccio anch'io il terzo anno ENAIP. Anch'io ho avuto la possibilità di partecipare a questo progetto, che inizialmente mi ero iscritto solo per provare, ma poi ho avuto il piacere di andare anche avanti, quindi di essere qui oggigiorno, ecco, con voi. Allora, in un giorno sono venute la Barbara, che è qua vicino, la Chiara e la Roberta, a presentarci un progetto che si chiama Per Education. Ci hanno piaciuto tanto e quindi siamo andati avanti. In iscrizione erano 19 iscritti, dei ragazzi come me e come mio compagno Barak,
E siamo finiti in 6 persone perché si vede che non piacevano, si stancavano le robe che non c'erano. E basta. E allora, il progetto era formato da 8 incontri, di cui 20 ore, metà scolastiche, cioè le ultime 2 ore di scuola, e se no facevamo anche extra, cioè delle ore in più a fine settimana, perché noi il sabato non facciamo scuola, e quindi il sabato mattina andavamo a fare questo progetto. E all'inizio i temi che avevamo trattato erano dei giochi per conoscerci e fare gruppo, che poi è molto importante per andare avanti, se no. E poi abbiamo fatto anche una lezione su come fare un progetto, che poi ci è servito molto per fare anche un nostro progetto più avanti. E poi abbiamo imparato una comunicazione efficace, come far arrivare un'idea, come lanciare un tema, ecco. E poi abbiamo parlato della comunicazione pubblicitaria. Allora, la comunicazione efficace e la comunicazione pubblicitaria l'abbiamo fatto insieme a un esperto. E poi abbiamo parlato, ecco, dell'alcol. E poi, infine, abbiamo provato a farci un progetto, noi 6. E un progetto consisteva nel fare una lezione alle classi prime, di cui parlerà Edo. Boh. Allora, il discorso del progetto dell'incontro delle classi prime, ne abbiamo spiegato cosa succede con l'alcol, abbiamo fatto dei PowerPoint, un video e un questionario che ci abbiamo spiegato ai ragazzi cosa succede con l'alcol in giorno di oggi. Ci facciamo vedere un video? Siamo fatti così, i cartelli, le avvertenze, per noi dovrebbero essere dei pro forma, perché la nostra vita dipende soltanto esclusivamente da noi sull'autostrada. Siamo noi che pigliamo la nostra vita così, la mettiamo su 4 ruote e la affidiamo alla strada. E allora io, se mi permettete, vorrei rivolgermi un attimo a te. A te, proprio a te, sì. Te, quanti anni potrei avere? Via, vediamo, 18, 20 anni, più o meno, no? Più tardi, è sabato, ti andrai in discoteca, no? L'ho fatto tante volte anch'io. Tu farai nottata, magari tu bevi quel bicchieretto di più. Io ti capisco, guarda, da giovane l'ho fatto tante volte anch'io, capirai. E quando tu esci fuori, come ti senti? Dai, esci che ti senti un dio. Io sono un dio. Esci fuori e sei così sicuro di te. Ma chi t'ammazza? Sei un grande. Nessuna timidezza, nessuna inibizione. Sei il numero uno. Anche lei se ne è accorta, lo vedi? Lo vedi come ti guarda? È innamorata di te. Tutti sono innamorati di te. E lo sai perché? Perché sei il migliore. Sei quello che ha la macchina più bella, la macchina più veloce. E non c'è niente, nessuno al mondo che ti può fermare. Ecco, questo era un pezzo di quello che abbiamo fatto vedere alle classi prime, che è piaciuto molto, ecco. È stato meglio di una lezione. Allora, alcune considerazioni sul progetto un po' nostre, un po' anche su quello che abbiamo imparato e potuto capire, ecco. Allora, qualcuno di noi l'esperienza è servita anche per riflettere sul proprio modo di bere, a qualcuno di noi del gruppo. E poi qualche ragazzo, dopo l'incontro con le classi prime, qualche ragazzo ci ha fermato fuori per avere più, per saperne di più, ci ha chiesto, ci ha fatto delle domande. E è stato anche utile anche per noi.
e per chi ha ascoltato. Cioè, noi abbiamo imparato attraverso loro e abbiamo trasmesso quello che abbiamo imparato. Forse sarebbe, secondo noi, alla fine del progetto, forse sarebbe stato utile fare incontri più lunghi e dare più informazioni specifiche su questa cosa qui, ecco. E durante questi incontri alle classi prime, dove abbiamo spiegato gli effetti dell'alcol, eccetera, abbiamo scoperto intanto com'è difficile fare l'insegnante. E poi... e poi abbiamo ritenuto interessante, molto interessante, vedere le facce dei ragazzi attenti e soprattutto stupiti. Un po' da parte nostra. Ci siamo sentiti fieri di quello che abbiamo fatto, vedendo i materiali che abbiamo scelto noi stessi e che ci è piaciuto, insomma, ecco, questo volevo dire. E poi il nostro intervento è stato più interessante di una lezione dei professori, come dicevo prima. Ecco. Ok, questo è quello che abbiamo fatto nelle scuole, e una cosa analoga l'abbiamo fatta anche nel territorio, coinvolgendo appunto dei ragazzi del territorio, quindi pubblicizzando la nostra iniziativa fuori, insomma, e mirandola anche ai ragazzi dell'associazione marocchina e della comunità rumena. E l'ultima cosa che noi portiamo qui oggi è un po' anche una risposta al titolo, no, di questo momento, che è "I giovani dove sono?". Ecco, e quindi con noi oggi è venuto anche Kadim, che è un giovane che fa parte dei nostri club, quindi magari ci saluta un attimo e noi vi salutiamo anche così. Buongiorno, sono Kadim. Sono venuto dal Senegal, avevo problemi di sostanze, poi mi sono trovato una sensazione, si chiama Beati Costruttori di Pace, e mi hanno mandato là, CERT, poi mi hanno mandato di Club di Padova, 244. E poi non pensavo che riuscirò a smettere di bere o di fare altre robe, però ci sono riuscito. Grazie a loro sono riuscito a smetterlo e continuo a seguirli. Speriamo che continui così. E allora grazie a voi. Abbiamo... Sì. Buongiorno a tutti, sono Tiepolato Moreno, sono appartenente all'ACAT di Portoguaro, Venezia. Io ho scritto una lettera ai miei figli, che purtroppo per problemi di logistica non ho potuto portare con me. Cari Dario e Nicola, chi vi scrive è vostro papà. Oggi siete bambini di 6 anni e mezzo e 8 mesi. Siete bimbi sereni e allegri. E quello che vi sto scrivendo non riuscite a comprenderlo per il momento. Non è facile spiegarvi il mio passato di tossicodipendente, perché con i vostri occhi vedete il meglio di me. Cioè un papà sereno, soddisfatto di essersi costruito una famiglia, che lavora con impegno per darvi il meglio. Papà però non è sempre stato responsabile e lucido, ma al contrario ha vissuto una vita di eccessi. Non è stato semplice prendere ad un certo punto la mia vita tra le mani e voltar pagina con le sostanze, con uno stile di vita distruttivo, per diventare un uomo con una nuova dignità e sobrietà. Papà nel 2000 ha deciso di intraprendere un cammino che gli ha potuto salvare la vita. È stato un momento di preziosa lucidità mentale, un miracolo, se così si può definire. Con l'aiuto dei vostri nonni e di vostra madre siamo andati al CERT di Portoguaro
periodicamente, per avere dallo psicologo tutto l'appoggio e l'aiuto morale di cui tutti noi avevamo bisogno. E poi siamo entrati nel club che ancora oggi frequentiamo con entusiasmo ed è ancora parte integrante del nostro cammino. Il club non aiuta solo nel cambiare stile di vita, ma è anche fonte di vera amicizia e amore, nel capirsi e confronto e condivisione dei nostri problemi di tutti i giorni. Questi valori non hanno scadenza. E siccome ogni giornata ci mette in discussione, ogni giorno è utile per migliorarci, continuiamo ad andare in club, perché non c'è mai limite al meglio. Mi rendo conto che ogni persona deve vivere in primis la sua vita e fare le sue esperienze, belle o brutte che siano, ed io non posso vivere le vostre esistenze, ma posso appoggiarvi nelle vostre scelte, crescervi con amore ed infondervi fiducia, tenendovi d'occhio da lontano. Posso proteggervi dal mondo droga e alcol, perché il mio vissuto mi ha fatto provare quanto male e quanto sia triste cercare di rifugiarsi in esso, magari con la speranza di risolvere i cruci della vita. C'è stata una brutta ricaduta dopo un anno d'astinenza, ma a papà è servita anche questa per crescere. La disintossicazione, a differenza della prima volta, l'ho voluta affrontare senza l'aiuto di farmaci, in modo di rendermi conto di quanto le sostanze devastino l'equilibrio fisico e mentale di una persona. Perché papà con la sua famiglia non si è comportato bene, ma ha causato molti dispiaceri e si è reso conto come la dipendenza comprometta anche le relazioni con chi ti è accanto. Come padre vi posso consigliare, cari Dario e Nicola, ma anche a tutti i genitori, di non ritenere che questi problemi siano tabù, ma al contrario dobbiamo informarci e informare cosa sono le sostanze, l'alcol e cosa ne provoca l'uso. Dobbiamo trasmettere valori e principi di una vita sana e sobria, che è bello divertirsi e vivere la propria esistenza senza sballare. Le sostanze daranno anche conforto, daranno anche una sensazione di benessere momentanea, ma non c'è nulla di più bello che vivere le gioie e le emozioni da uomini liberi, sobri, consapevoli di rispettare, di rispettarsi e rispettare il dono più importante che è la vita stessa. Grazie. Buongiorno, sono Massimo, faccio parte dell'H di Portoguaro Venezia. Mi chiamo Massimo, sono un ragazzo di 31 anni. Purtroppo sono venuto a conoscenza delle sostanze stupefacenti ad un'età troppo giovane, all'incirca 15 anni o poco più. Un giorno, come altri, da tossicodipendente, ebbi la sfortuna di essere fermato da due persone, che a mia insaputa erano due carabinieri in borghese. E da lì poi ho potuto conoscere la giustizia, che fortunatamente mi ha cambiato la vita. Ho commesso il mio primo reato, una cosa non bella, che mi porterò dietro per sempre, anche se spero un domani di non essere più giudicato per quello che ho fatto. Sono finito in carcere per un paio di giorni, per poi proseguire con gli arresti domiciliari per un anno e mezzo. Non dimentichiamo che per questo motivo sono stato costretto a licenziarmi dal lavoro. Una fabbrica a cui ero molto affezionato, perché erano 15 anni che lavoravo in questo posto. Pensavo mi venissero incontro nell'accettarmi per quello che inconsciamente avevo combinato. Il tempo non passava mai. Sempre a casa, senza poter uscire e vedere nessuno, solo un'ora al giorno, anche se uscivo quelle poche volte. Tornavo a casa subito perché mi vergognavo di quello che avevo combinato. Per fortuna poi, tramite CERT, mi hanno dato la possibilità di poter lavorare con una cooperativa sociale in ospedale, anche se come stipendio non è un racché. Ma almeno ho potuto conoscere persone nuove che non mi hanno giudicato per quello che ho fatto, ma per quello che sono. Quando non ho niente da fare, sei costretto a riflettere bene su quello che vuoi dalla vita. Allora ho deciso di fare il meglio per la mia.
Per prima cosa mi sono disintossicato dalle sostanze, perché non era più possibile andare avanti così, essendo condizionato dall'eroina e dal metadone. Adesso la vita la vedo in un altro modo. Ho avuto il piacere di conoscere il BEPE, l'Ufficio Esecuzioni Penali Esterne. Grazie a loro, dopo un paio di mesi, sono stato assegnato in affidamento in prova. Un affidamento con un po' più di libertà, se così possiamo definirlo. Anche se ad oggi non mi sento libero del tutto.